Io chiamo sul palco il dottor Andrea Petecchi, responsabile dell'Osservatorio Logistica e Trasporto Merci di Isfort, per presentarci l'analisi e le riflessioni sul lavoro nei porti. Prego. Ok, allora grazie a tutti, grazie soprattutto a Franco e a Scimmag per l'opportunità, al console e al consiglio d'amministrazione della compagnia, non solo per l'ospitalità di oggi, ma nel particolare per aver sostenuto questa indagine di cui io darò conto in questa presentazione. Eccoci qua. Intanto, un primo ragionamento da fare riguarda il gruppo di lavoro che ha portato avanti questa attività di indagine, che rappresenta un po' tre generazioni di ricercatori sul tema del lavoro portuale. Sergio Bologna, che penso conosciate tutti quanti, poi il sottoscritto e poi Andrea Bottalico, che è un po' più giovane di me, quindi abbiamo tre generazioni di studiosi che hanno affrontato questo tema. Diciamo che molti di voi già lo sanno, l'Isfort ormai più di 12 anni fa realizzò un'indagine su 10 realtà portuali del paese proprio sul tema del lavoro portuale, e le conclusioni di quello studio portarono in evidenza il fatto che, diciamo, al di là della peculiarità dell'organizzazione del lavoro di ciascun porto, in realtà l'organizzazione del lavoro, al di là delle specificità, era orientata più dal peso delle lobby locali e della forza degli attori in campo che non da, come dire, ragionamenti sull'evoluzione tecnologica, il futuro del porto e lo sviluppo. Quello che facciamo oggi è andare a vedere, appunto, dopo un lasso di tempo così ampio, che cosa è successo in queste realtà, si è trasformato il sistema e quali sono stati gli impatti sul lavoro. Per fare tutto quanto questo, daremo prima una lettura di quella che è stata l'evoluzione del traffico in porto e quindi dell'oggetto del lavoro degli addetti portuali, un breve passaggio sull'esperienza dei piani organico porto, che secondo, come dire, la riforma portuale del 2016 dovevano un po' orientare e definire le linee strategiche del lavoro in porto per ciascuna realtà portuale. Le testimonianze degli addetti ai lavori e in particolare di come è evoluto il mondo del lavoro portuale, soprattutto per le imprese ex articolo 17, quindi per i pool di manodopera. Poi ci sarà, come dire, un breve approfondimento su quelle che sono le esperienze delle altre realtà europee, dei porti maggiori, sia del Nord Europa che del Mediterraneo, ed infine alcuni spunti che emergono da questa analisi, sia, diciamo, come suggerimenti che in parte sono anche stati richiamati nelle introduzioni sia di Franco che di Zeno e del commissario qui di Genova, ma che, insomma, emergono anche dalla nostra analisi. Allora, un primo passaggio. In realtà, diciamo, a partire dal 2005 fino ad oggi, se noi andiamo a guardare il traffico nel suo complesso, non percepiamo una particolare evoluzione o trasformazione del traffico. Se andiamo invece nel dettaglio e quindi andiamo a vedere come sono evoluti i singoli segmenti di traffico, notiamo invece una trasformazione abbastanza evidente. Sono cresciute notevolmente i traffici legati alla cosiddetta merce varia, quindi non solo contenitore rotabile, ma anche altre merci, e sono sostanzialmente diminuite le rinfuse, sia solide che liquide, in una quota percentuale abbastanza rilevante, cioè sostanzialmente avviene quasi una sostituzione, e questo avviene non solo dal 2005 in poi, ma proprio anche dal 2012 ad oggi. Quindi, se un cambiamento c'è stato, questo è stato particolarmente rilevante. Non solo c'è stato un cambiamento verso varie rinfuse, ma anche nel dettaglio, diciamo, dell'andamento della merce varia, non tutte le componenti hanno avuto le stesse performance. Già Franco, mi pare, in apertura lo richiamava. In particolare sono cresciuti sicuramente i contenitori, ma in quota sostanzialmente più rilevante soprattutto il traffico rotabile, quindi il traffico RoRo, con invece una diminuzione abbastanza rilevante della parte project cargo, quindi tutto quello legato alla metallurgia e quant'altro.
Andando a vedere nel dettaglio l'andamento di un segmento specifico, che è quello dei rotabili, per questo è particolarmente rilevante, e poi lo vedremo anche che significato ha in termini di impatto sul lavoro, è l'andamento del traffico RoRo. Non solo è cresciuto in maniera abbastanza rilevante, quasi del 62% in Italia, dal 2005 in poi, ma ha avuto un andamento sostanzialmente più consistente in termini di crescita anche rispetto alla media europea. Tenete conto che invece sul versante dei contenitori le nostre performance sono leggermente più basse rispetto alla media europea. Quindi, e qui veniamo al primo elemento legato all'impatto sul mondo del lavoro. Se noi andiamo a vedere dal 1980, quindi prima della legge 84-94, ad oggi l'andamento tra il traffico e il numero di lavoratori portuali addetti alle operazioni è sostanzialmente diametralmente opposto. Da una parte cresce e dall'altra diminuisce, in quota percentuale stranamente analoga, cioè cresce del 26% e diminuisce del 24% dall'altra parte. Perché questo determina un paradosso? Perché la crescita vertiginosa della merce varia non è solo rilevante dal punto di vista, diciamo, del quantitativo numerico, ma anche dal punto di vista dell'attività lavorativa. Le movimentazioni di contenitori e RoRo sono quelle che richiedono molta più attività di manodopera sulla movimentazione delle merci, ed è questo è avvenuto in un contesto, in particolare nel mondo del RoRo, in cui, come dire, la componente di trasformazione legata all'automazione, alla tecnologia, diciamo, non ha avuto impatti particolarmente rilevanti. Sostanzialmente, addirittura gli articoli 17 che abbiamo intervistato ci hanno detto sostanzialmente si fanno più o meno le stesse cose. E questo è il dettaglio della flessione del lavoro portuale, che è passato prima della legge 84 oltre 20.000 persone, siamo arrivati a 16.000 nel 2022. Non c'è solo una trasformazione in termini di abbassamento di complessivi addetti alle attività portuali, ma anche una trasformazione in termini di tipologia dell'organizzazione del lavoro. Mentre prima della legge 84-94 praticamente il pool di manodopera rappresentava l'unicum dell'organizzazione del lavoro, già a partire dalla legge 84-94, quindi negli anni 90, sostanzialmente le imprese private strutturate tra articoli 16 e articoli 17 sono diventati la parte predominante, e poi proseguendo nell'evoluzione, diciamo, temporale, anche all'interno della distribuzione del lavoro tra gli articoli 16 e gli articoli 18, la distribuzione degli addetti è andata, diciamo, ridistribuendosi con una crescita sempre più significativa della parte, diciamo, degli articoli 16. E qui entra un altro elemento di riflessione, ovvero da una parte, come dire, la sostanziale stabilità già a partire dal 2017 dei pool di manodopera, che rimangono più o meno nella stessa dimensione, con anche il contributo dell'agenzia interinale in tempo, che è quella che sostiene le imprese articolo 17 nei momenti di picco, come vedete rimane sostanzialmente stabile mentre crescono queste imprese articoli 16, e le ragioni di questa crescita le vedremo successivamente poi nelle testimonianze delle imprese articolo 17 che vedremo più tardi. E veniamo all'impatto immediato, diciamo, di una crescita consistente del traffico, un abbassamento degli addetti portuali. Diciamo, dal 2009 ad oggi, quello che è cresciuto di più è la produttività, ovvero le quantità di tonnellate lavorate per addetto. Se voi andate a vedere, è quella che nell'arco di questi anni è cresciuta di più, cioè siamo al 45% più del traffico, più di qualsiasi altro fattore, perché è l'elemento che, diciamo, tiene insieme il fatto che arrivi più merce e ci siano meno persone che la lavorano. E questo anche a fronte di un andamento del costo del lavoro, che è stato sostanzialmente calcolato in base al numero degli addetti e al valore medio della retribuzione che viene definita dai contratti nazionali. Come vedete è la
la linea azzurrina che dal 2000 ad oggi sostanzialmente è rimasta stabile. E qui invece vediamo l'altro aspetto della crescita di produttività che incide sui fatturati, diciamo, in generale del cluster logistico portuale che viene analizzato dalle indagini sull'economia del mare fatta dal Censis, che purtroppo si fermano molto indietro nel tempo, e poi anche dall'approfondimento che viene fatto dall'Osservatorio del Centro Studi di Fedespedi sui fatturati e delle imprese terminali, dei principali terminal portuali. Come vedete, diciamo, sia dal 96 al 2013 che poi dal 2017 al 2022, l'andamento del fatturato e anche del valore aggiunto e del risultato finale di queste aziende è in costante crescita, con valori percentuali piuttosto rilevanti. E veniamo al capitolo, diciamo, dei piani organico porto, che è stato citato sia dal commissario che anche da Franco nella sua introduzione. Dovevano essere quello strumento che consentiva alle autorità di sistema, diciamo, di non solo fare una fotografia, come è stato detto, della realtà portuale dal punto di vista del lavoro, ma anche disegnare delle linee strategiche di evoluzione del sistema e anche di supporto. Purtroppo dobbiamo dirci la verità, diciamo, questo sistema ha funzionato poco e male, perché a parte che non c'è un momento di sintesi di tutta questa documentazione, non esiste una lettura a livello nazionale di tutti questi documenti. Io per ragioni professionali ho provato a fare questo esercizio, ma a parte che sono uno diverso dall'altro, non ci sono dei criteri comuni, e quindi è anche complicato riuscire a stabilire quanti siano gli addetti presenti nei porti. Già fare il grafico che vi ho fatto vedere prima è stata un'operazione non banale. Probabilmente avrebbe aiutato molto, nel momento in cui è stata varata la riforma, definire anche a livello ministeriale centrale delle linee guida che avrebbero aiutato almeno a dare dei criteri comuni alle autorità di sistema. Devo dire che in buona parte dei casi sono state delle letture più burocratico-amministrative che strategiche, anche se, ad onor del vero, bisogna dirlo, alcuni esperimenti sono stati interessanti, ma purtroppo rimangono dei casi sporadici e non sistematici, questo è il problema. Però, visto che mi hanno preceduto i due presidenti di Trieste e Genova, mi pare interessante vedere nella lettura, diciamo, anche se così un po' disomogenea e disorganizzata, però di due piani organici porto, uno quello di Trieste e l'altro quello di Genova, vedere due letture sostanzialmente antitetiche della flessibilità del lavoro in porto. Mentre questo è da documento, quindi poi magari se ne possono dare interpretazioni dirette, però mentre a Trieste c'è un ragionamento sulla flessibilità e sull'evoluzione recente del traffico, che non è solo legato al discorso di lungo periodo che vi ho fatto io, cioè quindi di un'evoluzione sui segmenti di traffico, ma anche sui recenti avvenimenti circa il susseguirsi di shock di traffico continuo, Trieste dà una lettura che dice: in realtà tutto questo insieme di cose non determina, come si dava, diciamo, nella lettura dell'automatizzazione dei porti come un elemento che avrebbe fatto diminuire la necessità di flessibilità, perché tutto poteva essere ricondotto a, diciamo, un'organizzazione quasi industriale del traffico portuale. Quello che Trieste ci dice: in realtà questo non avviene, anzi abbiamo bisogno di una vera e propria risorsa di sistema, perché l'andamento del traffico, la crescita delle dimensioni delle navi, la variabilità, diciamo, dell'impatto che hanno sulle dinamiche di traffico richiedono un vero e proprio polmone che sia in grado di assorbire questi colpi improvvisi, sia di picchi ma anche di morbida. Cioè, quando ci sono i momenti di morbida, c'è la necessità che le imprese non debbano sopportare, diciamo, strutture di organizzazione del lavoro troppo rigide e intense, che non gli consentono di reggere. La lettura contraria viene invece data da Genova, che nel proprio piano organico porto in realtà sostiene che invece, come dire, il progressivo riordino della fase marittima e
diciamo, l'aumento dell'innovazione, l'automazione nei sistemi, diciamo, di gestione del traffico produrranno una riduzione, diciamo, della richiesta di lavoro a chiamata e di lavoro strutturato, che invece è esattamente il contrario. In realtà, nell'esperienza che vediamo e che ci dicono, come dire, che ci dice la compagnia di questi anni a Genova, in realtà poi non è stato così, perché nei momenti c'è una grande flessibilità, diciamo, della richiesta di manodopera temporanea, che ancora oggi continua a essere abbastanza consistente. E veniamo a quello che ci hanno detto le imprese, i pool di manodopera, rispetto all'evoluzione recente del lavoro portuale. E ci hanno in realtà confermato che il lavoro è cambiato in termini di intensità, cioè c'è una necessità di maggior richiesta di lavoro in periodi abbastanza ristretti del tempo, ovviamente perché sono aumentate le dimensioni delle navi e quindi il lavoro per singola nave da movimentare, c'è un aumento di intensità del lavoro, per cui ogni volta che la nave arriva c'è da fare un lavoro più veloce e consistente. E qui veniamo al punto che in realtà ci spiega tutte le come dire, considerazioni che sono state fatte adesso sulla necessità di reinserire o trovare forme alternative di lavoro per gli inabili. Cioè, gli inabili sono il risultato della crescita di produttività. Cioè, in realtà un lavoro ripetitivo con importante contributo, diciamo di forza umana per la sua realizzazione, ha determinato esattamente questo. Le incidenze degli inabili, soprattutto nelle fasce over 50, nelle imprese articolo 17, è particolarmente rilevante proprio per queste ragioni, perché sono lavori ripetitivi fatti con una frequenza abbastanza consistente, che quindi determinano impatti non indifferenti. L'altro passaggio, che è quello legato all'analisi che vi facevo prima sulla crescita delle imprese articolo 16, è che a volte in alcuni contesti le imprese articolo 16, che in realtà dovrebbero gestire pezzi di ciclo avendo competenze specifiche, in realtà svolgono funzioni molto vicine a quelle che invece vengono svolte dalle imprese articolo 17, cioè quelle del lavoro a chiamata. E questo determina, come dire, una concorrenza non del tutto leale, anche perché per legge in realtà il lavoro a chiamata dovrebbe essere svolto da un unico soggetto. La presenza di chi fa competizione su questo versante è abbastanza deprimente per l'attività operativa degli articoli 17. E l'ultimo passaggio è quello che mi pare sia Zeno che il commissario rilevavano, e cioè che le authority debbano svolgere nell'ambito del lavoro portuale sempre più il loro ruolo di authority, cioè di soggetto che vigila e controlla sulle applicazioni della legge, e meno di ruolo di agency, cioè di soggetto invece più coinvolto nel mercato. E veniamo al confronto con le altre realtà portuali. Noi abbiamo visto Anversa, Amburgo, Rotterdam, Pireo e Foss in Francia. Le situazioni dal punto di vista dell'organizzazione e della regolamentazione del lavoro a chiamata sono molto disomogenee e diverse. Abbiamo contesti in cui è fortemente regolamentato ed altri in cui è poco regolamentato o totalmente libero. Ebbene, in tutti quanti i contesti si è rilevata la necessità di poter contare su un polmone di manodopera. Vediamo quello che è successo. Per esempio ad Anversa, che è un sistema piuttosto strutturato, senza entrare troppo nel dettaglio, in cui sostanzialmente il pool della manodopera rappresenta il lavoro in porto. Questo è un contesto maturato dentro la realtà di Anversa storicamente, in cui sostanzialmente le imprese terminaliste erano espressione del territorio e il lavoro portuale era una parte, come dire, integrata di tutto quanto questo sistema. L'ingresso di società multinazionali dentro le compagini societarie dei terminal sta, come dire, mettendo sotto pressione questo sistema, che appunto è fortemente regolamentato, in cui si cerca un po' di rendere sempre più flessibile un modello che invece è abbastanza rigido.
D'altro canto registriamo altre esperienze, come per esempio nel caso di Amburgo, dove tutto il tema della innovazione tecnologica, dell'automazione, che indubbiamente ha degli impatti sul lavoro, coinvolge in maniera molto più significativa anche il mondo del lavoro, cioè i processi di mutazione del lavoro vengono gestiti in accordo con le componenti lavoristiche del porto. Completamente diverso il contesto di Rotterdam. Rotterdam, il lavoro, diciamo, a chiamata è totalmente liberalizzato, funziona sostanzialmente come nel mercato del lavoro nostro, cioè ci sono delle agenzie interinali che sono in concorrenza tra di loro. L'impatto di questo sistema è abbastanza rilevante, uno perché ci sono forti tensioni anche di carattere sindacale tra il lavoro strutturato e il lavoro a chiamata. Secondo poi, il problema rilevato soprattutto dai terminalisti è che nei momenti di picco si trovano di fronte alla difficoltà di reperire personale. È accaduto in qualche occasione che addirittura non potessero poi riuscire a sbarcare la nave perché non avevano disponibilità di personale. L'altro modello è quello del Pireo, in cui, diciamo, il sistema autorità portuale è stato anch'esso totalmente privatizzato, ed questa è stata un'evoluzione che ha avuto un impatto abbastanza rilevante, anche perché, diciamo, il modello è molto simile ai nostri articoli 16, non molto, diciamo, aderenti al dettato normativo. Ci sono delle imprese che dovrebbero essere di servizio portuale che in realtà svolgono servizi a chiamata. Il problema che si è rilevato nel contesto del Pireo è che spesso questo avviene in condizioni di lavoro non del tutto confacenti al lavoro portuale. L'ultimo passaggio è quello di Fos in Francia, dove qui in realtà nell'ultima riforma del lavoro portuale in realtà il lavoro a chiamata è stato abrogato per legge, quindi ogni azienda ha il proprio personale e non esiste possibilità di avere lavoro a intermittenza. Quello che ci dicono i terminalisti francesi è che in realtà questo sistema, in maniera informale, per dirla in maniera più, diciamo, carina, in maniera informale in realtà esiste, perché vengono chiamate gruppi di persone in maniera più o meno legale, ma che comunque aiutano a sostenere i momenti di picco anche nel contesto francese. Cosa ci dicono la lettura di questi sistemi? Uno, che indubbiamente i porti del nord Europa hanno investito più di quelli del Mediterraneo sulla automazione e digitalizzazione dei processi, e che questo ha indubbiamente inciso sui livelli occupazionali, ma non sull'esigenza di lavoro a chiamata, perché nonostante a Rotterdam ci siano dei terminal totalmente automatizzati, questo non ha escluso la necessità di avere lavoro flessibile. L'automazione produce effetti distorti perché c'è la necessità, diciamo, di tenere in equilibrio la parte tecnologica con comunque la necessità di continuare a garantire un supporto umano, e quindi il fatto che ci sia necessità di avere comunque lavoratori che sono specializzati, e nel momento in cui arriva la nave c'è anche per loro la necessità di avere un contributo aggiuntivo. E poi l'ultimo passaggio che ci dà anche, come dire, lo spunto per andare a vedere l'esperienza dei porti del Mediterraneo è che l'automazione è sostenibile solo a determinate condizioni, cioè ci devono essere dei livelli di traffico e una stabilità di traffico che consenta, diciamo, di ammortizzare il costo dell'investimento per periodi di tempo più o meno lunghi. Ed è questa la ragione per cui in buona parte dei porti del Mediterraneo l'automazione è stata molto più contenuta e si è preferito utilizzare con maggiore, diciamo, intensità il contributo del lavoro umano e soprattutto di quello flessibile. Complessivamente, andando a guardare anche quella che è lo sforzo, diciamo, dell'Unione Europea e della normativa europea sul lavoro portuale, quello che emerge è che c'è la necessità, da una parte, di mantenere comunque sia una necessaria flessibilità dell'organizzazione del lavoro, che deve essere differente a prescindere dalle tipologie del traffico ma anche dalle caratteristiche del porto, però allo stesso tempo, da ultimo il caso del Pireo ce lo dice abbastanza chiaramente, c'è la necessità di evitare
quelle forzature che poi compromettono, come dire, le condizioni di lavoro, perché sono dettate soprattutto alla necessità di comprimerne il costo. E veniamo a qualche spunto su quello, ma mi pare che qualche cosa già sia emersa dalle introduzioni che sono state fatte precedentemente. Allora, punto uno, dalle esperienze che abbiamo visto a livello italiano, dalle esperienze notate a livello europeo, il lavoro a chiamata non solo non è ridotto nella richiesta, ma anzi aumenta la sua strategicità. In un mondo in cui abbiamo navi sempre più grandi che arrivano con frequenze spesso imprevedibili per vari ordini di ragioni, o legate all'andamento del traffico o per i vari shock, diciamo, di carattere geopolitico internazionale, c'è la necessità di avere un sistema, come dire, che proprio svolga il ruolo del polmone, cioè che ti dia fiato nel momento in cui sei in difficoltà. Infatti, non a caso, in tutti quanti i porti che abbiamo visto, sia che sia regolamentato che non regolamentato, che non sia previsto per legge, eppure c'è sempre la possibilità o l'escamotage che le imprese adottano per poter aumentare la propria forza lavoro. Ovviamente, dove questo non avviene in un contesto regolamentato, le criticità emergono, e l'abbiamo detto: uno, sulla verifica della qualifica degli addetti; due, sulle condizioni di lavoro; e non da ultimo i problemi legati non solo alle tensioni sindacali, ma a quello che abbiamo rilevato a Rotterdam, che questo ha degli effetti non indifferenti in termini di offerta di lavoro, cioè di capacità di poter disporre di personale nel momento in cui ne hai bisogno. Un altro spunto che viene da, non è stato citato qui tra i vari provvedimenti normativi, ma che invece è in discussione adesso, credo al Senato, è stata approvata alla Camera, o al contrario, è stata approvata al Senato, sì, è in discussione alla Camera, cioè di riforma della legge quadro sugli interporti, nella quale viene chiaramente detto che la legge degli interporti, come dire, è un pezzo di una riforma più complessiva dell'intermodalità, che prevede anche la riforma delle realtà portuali. La considerazione che va fatta è che, ferma restando, l'ha detta anche Zeno nella sua presentazione, che ci sia di necessità di integrare i sistemi, attenzione ad integrare sistemi che sono diametralmente opposti. Il modello degli interporti è assolutamente privatistico, quello dei porti assolutamente non lo è. E il contesto del lavoro dei sistemi interportuali è totalmente diverso da quello dei sistemi portuali. Attenzione a mettere insieme i sistemi, perché si rischia di peggiorare le condizioni, diciamo, di lavoro sia negli interporti che soprattutto nei porti, e non viceversa. Auspichiamo che questa integrazione avvenga con una crescita complessiva, oltre che delle performance del sistema, anche delle condizioni di lavoro, sia nei porti che negli interporti. Il quinto passaggio non ci ricordo, perché insomma, mi pare che Franco l'abbia sufficientemente, anche Zeno mi pare, richiamato nella sua introduzione. Non ritorniamo sul tema dell'autoproduzione, al di là, diciamo, degli incidenti anche gravissimi come l'ultimo che abbiamo registrato proprio qualche giorno fa, l'altro giorno. Il problema non è che è solo stabilito che legge che è illegale, è un sistema pericoloso per vari ordini di motivi. Il primo, di interferenza, cioè è impensabile che i marittimi possano svolgere tutto il lavoro di carico e scarico, ne potranno svolgere al massimo una porzione, quindi dovranno interagire con i lavoratori del porto, e questa interazione è pericolosa perché hanno organizzazione del lavoro diverso, hanno sistemi di comunicazione diversi, è un sistema che incrementa il rischio, che è già abbastanza elevato per un lavoro che è comunque pericoloso. E poi ci stanno altri problemi legati ad esempio al fatto che, mentre l'autorità di sistema ha un controllo sui lavoratori portuali presenti nel proprio porto, sui marittimi che svolgono quell'attività ha un controllo relativo, cioè non ha possibilità di tenere sotto controllo competenze, conoscenze del lavoro, esperienze e quant'altro, cosa che invece
diciamo, dei lavoratori portuali del proprio porto ha. E veniamo al passaggio legato al lavoro a chiamata. Lo hanno già accennato, ma vorrei semplicemente mettere in evidenza alcuni passaggi. Il pool di manodopera, come detto, è fondamentale, strategico, in futuro lo sarà sempre di più, perché l'abbiamo visto, sia che ci sia l'automazione che non ci sia, serve un sistema che garantisca al porto di gestire la variabilità del traffico. Il problema è che il pool, per essere sostenibile, deve essere composto da persone abili, operative e in grado di fare il lavoro in banchina. Con un minimo, con uno staff molto leggero che ne garantisca la gestione amministrativa, ma assolutamente non può farsi carico di quello che è il risultato di questi ultimi 20 anni di crescita di produttività, che ha prodotto un sistema che produce, diciamo, persone che hanno accumulato dei deficit. Di questo se ne deve far carico, si vedrà la moda e la maniera, sono state suggerite delle ipotesi da chi mi ha preceduto, sicuramente se ne dovrà far carico il governo, però è importante sottolineare che il pool deve essere liberato da questo tema. E ovviamente chi potrà essere avviato ad attività, diciamo, di servizi di interesse generale, che non sono solo, diciamo, pulizie, bagagli o quant'altro, ma per esempio è stato citato da qualcuno, tutta l'attività di formazione può vedere queste persone che comunque hanno esperienza nel lavoro come soggetti che, come dire, collaborano in maniera efficace e sulla base della loro esperienza a questo sistema. Rimane comunque sia una terza parte che dovrà comunque trovare collocazione, che sono tutti quanti quelli che non rientrano nelle prime due casistiche, che comunque esistono, rimangono dentro gli attuali pool di manodopera e imprese, e che dovranno essere o accompagnate verso la pensione o ricollocate in altre attività. E con questo io vi ringrazio.